Ciao di nuovo, Officina Calchita. Oggi abbiamo una Volkswagen Polo. Questa vettura è del 2014, però è valido anche avere i modelli 2015-2016. All'origine montava questa radio originale, senza navigatore. Abbiamo sostituito lo schermo con uno car kit, inclusa la mascherina che va a richiudere perfettamente i dintorni. Facciamo vedere al volo le funzioni principali. E qui abbiamo la radio Info su jeepofficial.it. con recupero dei comandi al volante. Abbiamo altre applicazioni, cioè tutte le app di un Android preinstallate, di qua anche Google Chrome. Ok. Abbiamo anche Google Maps, il motore di ricerca Google anche, YouTube. Ecco qui il nostro canale Carchitta, dove potete vedere l'installazione di più modelli su vari tipi di auto. Giustamente pubblicità non manca. Ecco qui YouTube. Vediamo anche la musica della pianeta USB. Abbiamo installato anche la telecamera di parcheggio che entra in automatico con l'inserimento della retromarcia. Come si può vedere, qui abbiamo anche la grafica dei sensori originali di parcheggio, quindi non abbiamo perso assolutamente nessuna funzione della macchina. Installazione perfetta, prodotto molto valido. Informazioni di sportelli aperti anche. Radio. Home. Possiamo poi personalizzare il wallpaper, cioè lo sfondo. Ha inclusa anche la funzione CarPlay. Vediamo un po' come funziona. Questo è un telefono iOS, quindi anche se è un sistema Android, il tablet comunque è perfettamente compatibile anche con i telefoni iOS. Adesso faremo vedere come funziona anche il CarPlay. Andiamo sul Bluetooth. Facciamo la ricerca del dispositivo. Vediamo un po'. Consenti. Parte in automatico CarPlay. Wireless, giustamente. Ed ecco CarPlay. E qui praticamente abbiamo il telefono direttamente sullo schermo del tablet. A voi, alla prossima.